ha reso omaggio al talento femminile nella storia della cinematografia il progetto speciale Cinema l'altra storia, le registe che hanno cambiato il mondo, che è stato ospitato ieri alla 50 giorni di cinema a Firenze per il Festival Cinema e Donne, la rassegna dedicata al cinema al femminile giunta alla sua 45esima edizione. L'evento, ideato da Piera De Tassis, giornalista e presidente dell'Accademia del Cinema Italiano, e da Raffaella Giancristofaro, giornalista e critica cinematografica, aveva come obiettivo proprio riscoprire e celebrare le registe che hanno segnato profondamente la storia del cinema. Ci sono sempre state delle registe, ci sono sempre state delle sceneggiatrici, fin dall'epoca del muto, sono state dimenticate, cancellate, eliminate dalla storia ufficiale del cinema. Vero è che dagli anni 70 in poi è iniziato una lunga riflessione sul ruolo femminile, sono emerse nuove autrici e oggi invece assistiamo a un progressivo aumento delle quote di registe all'interno appunto dell'industria cinematografica. Ci sono state ovviamente delle maestre. Penso su tutte, per citarne una che ha vinto per la prima volta la Palma d'Oro, ha vinto gli Oscar, Jane Campion, e sicuramente sono state un esempio e hanno smosso le acque dell'industria cinematografica. Quello che succedeva è che prima c'era paura a investire sulle registe donne, proprio paura produttiva, si pensava che non rendessero al botteghino. Oggi invece fenomeni come, diciamo, da noi il film di Paola Cortellesi o in America Barbie, che hanno rotto proprio il tetto di cristallo degli incassi, hanno aperto nuove strade e sicuramente una nuova sensibilità. Qual è la situazione in Italia per quanto riguarda le registe donne? La situazione italiana è in via di lieve miglioramento. Noi abbiamo una quota oggi attorno al 15% di registe, parlo di regia, non parlo delle altre categorie. Ci sono categorie classiche dove le donne sono molte, nel montaggio ad esempio, nei costumi, nel trucco e parrucco, però nella regia stiamo lievemente aumentando la quota, siamo comunque sempre in ritardo su altri paesi europei, penso alla Francia che oggi ha già il 30% di quota di registe donne. Quindi abbiamo bisogno di ancora, abbiamo bisogno di un investimento diverso proprio sul lavoro femminile. L'evento è stato accompagnato dalla proiezione di Golden 80s, commedia musicale del 1986, scritta e diretta dalla regista belga Chantal Akerman, figura iconica del femminismo degli anni 70. L'importanza di questa regista è stata stabilita quest'anno, di Chantal Akerman, è stata stabilita nel 2022 dalla più importante lista dei registi più importanti della storia del cinema. Per la prima volta è risultata una donna regista, che ha battuto, faccio un esempio, Orson Welles e Hitchcock, che erano classicamente in testa alla classifica. Con il suo film Jean Dillman, Chantal Akerman si è classificata come miglior film della storia del cinema. Cioè, è chiaramente anche una provocazione, è stata questa nuova lista, ma una provocazione che dimostra come proprio la sensibilità nei confronti del lavoro femminile al cinema, ma non solo, sia estremamente cambiata.